Ciao amici di Scatta Impara, benvenuti in questa pillola dove vediamo un piccolo trucchetto per utilizzare i filtri testuali nel selezionare tante foto. Ti è mai capitato di passare un'intera cartella di foto a un tuo cliente o a un tuo amico perché ne facesse una selezione e lui in risposta ti avesse dato l'elenco dei nomi dei file desiderati? A quel punto cosa fai in Lightroom per selezionarli col minimo dispendio di tempo? Andiamo subito in Lightroom per scoprirlo. Siamo già nel modulo libreria e abbiamo selezionato una cartella di esempio con un centinaio di foto. Supponiamo che questi siano i nomi dei file da selezionare. Una possibilità, essendo pochi, è numero per numero applicare un filtro testuale e selezionare una foto, che ne so, magari assegnare un'etichetta e così via, passare al numero successivo, copia, incolla, assegno un'etichetta sempre gialla, eccetera, e proseguo. Insomma, finché sono 5 foto tutto ok, si può fare, ma se fossero 100 foto all'interno di una selezione di 1000 foto, ecco qui il barbatrucco, seleziono tutto, copia, vado su Lightroom, testo, filtro testuale, incollo tutto e magicamente Lightroom non mi mostra niente. Non mi mostra niente perché devo scegliere, invece che contiene tutto, contiene. Ecco qui che Lightroom mi mostra esattamente 6 foto. Prendo queste 6 foto, applico un'etichetta, creo una raccolta, faccio quello che ci vuole, ma nel giro di 10 secondi ho fatto la mia selezione. La verifica da fare sarà semplicemente 6 foto, 6 foto, bene, ci sono tutte, non ho nessun problema. Che te ne pare? Interessante, vero? Se hai trovato questo video interessante, iscriviti al canale, clicca mi piace, fai le tue domande, interagisci con noi. Ciao!